penso che rubare con gli occhi per andare a cavallo sia una delle cose migliori, anche ascoltare i consigli di altre persone. Allora, da quanto tempo monti e perché hai scelto l'equitazione rispetto ad altri sport? Guarda, io la prima volta che sono salito in sella avevo 4 anni e vengo da una famiglia dove il cavallo non era mai stato vissuto, non era mai stato scelto come sport, e mia mamma mi ha fatto: andiamo a fare una prova una domenica mattina. Io la domenica mattina sono salito e ancora devo scendere dal cavallo. Su cosa sei più fissato in scuderia? Una cosa che in scuderia mi preme sempre avere in ordine è il corridoio. Il corridoio sempre spazzato, sempre pulito. E quali sono i tuoi obiettivi nella vita? Il mio obiettivo adesso è riuscire a portare a casa qualche risultato con il mio cavallo, che ho preso da quando ha 3 anni, quindi riuscire magari a confermare quello che era il nostro progetto iniziale. Adesso quanti anni ha? 13. E che categoria ci fai? Ha saltato il primo Gran Premio regionale. Come reagiresti a una critica di un tuo compagno di squadra? Molto bene, perché da quando ero piccolo ho iniziato con il completo e mi sono subito trovato in una scuderia dove eravamo molti ragazzini, e anche se pur piccoli ci siamo sempre, tra virgolette, stuzzicati, provocati, però sempre con l'ottica di magari io faccio qualcosa che tu non sai fare e tu fai qualcosa che non so fare. Quindi penso che rubare con gli occhi per andare a cavallo sia una delle cose migliori, anche ascoltare i consigli di altre persone. E cosa porteresti con te oltre al tuo cavallo? Un paio di pantaloni che mi sono stati regalati al mio primo istruttore. Ora, dagli 10 secondi, non i 5. No, okay. Ma non ti preoccupare, che gli do io il cavallo. Ok. Ciao, sono Leonardo, 21 anni, una vita cresciuta sopra i cavalli, cercando sempre di imparare e migliorare sia i miei aspetti negativi sul cavallo che gli aspetti positivi e negativi del cavallo per esaltarli. Partecipare a questo campus potrebbe essere per me un'esperienza e per migliorare le mie conoscenze, e fare gioco di squadra e imparare quei piccoli segreti del mestiere che potrebbero esserci utili soprattutto a noi giovani. Una grande opportunità che ci permette di vivere l'equitazione non come uno sport individuale ma come una squadra.